Cari voi, salve! Oggi provo a fare la professionista col microfono e gli orecchini a forma di limone. Ma l'argomento mi sembra abbastanza fresh perché voglio parlare del cubismo e di TikTok e di come secondo me non sono così tanto scollegati. Le riflessioni che ho fatto qualche video fa, che vi lascio qui, tra la secessione viennese e la secessione dei creators attuali, mi ha ispirato per riflettere ancora su questa tematica di analogie tra il mondo digital e le avanguardie del primo Novecento. Ed in effetti ho trovato dei punti comuni tra proprio il cubismo e TikTok. Non so se sapete che cos'è TikTok, è un social simile, paragonabile ad Instagram, dove però ci sono sostanzialmente dei video di breve durata, 15 secondi, e dove ciascuno si esibisce nelle performance che meglio ritiene, che vanno dal doppiaggio ai balletti a semplici video parlati, clip parlate, tutto in maniera molto creativa e dinamica. Ma adesso andiamo ad analizzarli per punti con le mie tanto amate scalette. Ci tengo però prima a fare una puntualizzazione sulla definizione di avanguardia. L'avanguardia sostanzialmente è un movimento che anticipa la notorietà e il benvolere comune. Questo cosa significa? Che nel momento in cui tutta la società concepisce un movimento, allora quello è un movimento artistico. Ma nel momento in cui nasce, quando ancora non è famoso, quando ancora non è così tanto compreso, allora è avanguardia. E nel primo Novecento, insomma, veniva definito come un qualcosa che accadeva e raggiungeva un pubblico non preparato ed era riservato a pochi, nel cubismo pochi intellettuali. Questo mi ricorda molto l'approccio che si ha al mondo digitale, soprattutto dalla fetta, diciamo, più adulta della nostra società, e in particolar modo alla riservatezza che si crede essere propria di alcune piattaforme, nella fattispecie TikTok. Insomma, tutte le persone che hanno all'incirca la mia età, intorno ai 20, 30, 40 anni, tendenzialmente pensano che questa piattaforma sia specifica dei ragazzini, quindi sia relegata in un certo senso ad una fetta di società specifica. Tanto gli intellettuali del mondo parigino, tanto i ragazzetti di oggi. In realtà non è così. Ma cos'è un'avanguardia? Allora, le definizioni tendenzialmente la definiscono appunto come un movimento che apporta delle novità e che entra in contrasto con tutto quello che c'è stato fino a quel momento, con tutti i movimenti della stessa categoria ma del passato. Attenzione, in contrasto, non in guerra, cioè non smentiscono quello che c'è stato prima, semplicemente portano un'innovazione, una nuova maniera espressiva. Dunque, un'avanguardia non è altro che una maniera diversa e nuova, relativamente nuova, di esprimere qualcosa, di esprimere quella stessa realtà che anche nel passato gli stessi artisti contemporanei al passato hanno espresso. Picasso stesso, in realtà, quando parla del cubismo, dice: noi non puntavamo a fondare un'avanguardia, non puntavamo a fondare un movimento, semplicemente volevamo esprimere la realtà che vedevamo attraverso i nostri occhi. Mi sembra che sia così attuale questa affermazione, che sia così propria dei creators di oggi. In fin dei conti, un video su TikTok cos'è se non la propria interpretazione della realtà, di un frammento di quella realtà che tutti viviamo quotidianamente? È un po' come se il creator prendesse la propria testa, la aprisse e prestasse i propri occhi a chi sta guardando quel video. Bene, stessa cosa che accade quando con il cubismo gli artisti vogliono mostrare al mondo e ai fruitori quello che loro vedono, quello che attraverso i loro occhi arriva alla loro sensibilità. Scompongono la realtà. Ma cos'è il cubismo dal punto di vista storico? Fu un movimento artistico caratterizzato da una specifica metodologia, da una specifica strutturazione dei lavori. Vi lascio alcuni quadri così che possiate riconoscerlo. Picasso ne fu il maggior esponente, conosciuto da tutti, e io ne ho già parlato in un altro video sulla Guernica,
non so dove apparirà. E ne ho parlato anche in un podcast, o un podcast nel caso in cui non lo sappiate, ma lo sapete tutti. E fu quindi un'avanguardia dove i quadri assunsero una nuova forma mai vista fino ad allora. Ovvero, se fino ad allora tutti i quadri avevano seguito all'incirca un ricalcare la realtà in maniera più o meno aggressiva, con colori accesi o meno, ma tutte che seguivano un po' le regole della prospettiva, adesso con il cubismo queste regole di prospettiva vengono totalmente infrante. Cioè, fino a questo momento i criteri di valutazione di riconoscibilità di un'immagine erano dettati da altezza, larghezza e profondità, data appunto dalle regole prospettiche. Ma adesso si introduce una quarta dimensione, che è il tempo e la memoria. Questo cosa significa? Che, per dirla in breve, un ritratto cubista può ritrarre la persona nella quale si vedono il naso di profilo, entrambi gli occhi e la nuca. Cioè è una persona scomposta e riassemblata. Un po' come succedeva con le pitture egiziane, in cui i volti erano perfettamente di profilo ma si vedevano entrambi gli occhi. Questo riassemblamento, questo riassemblaggio, assembramenti, questo riassemblaggio delle immagini viene definita quarta dimensione perché, pur non esistendo quelle immagini così come le vediamo nei quadri cubisti, nella realtà, le possiamo facilmente riconoscere perché noi abbiamo memoria della realtà. E quindi cosa succede? Che gli accenni di realtà che vediamo nelle composizioni cubiste sono sì deformi e scomposte, ma le possiamo riconoscere perché ci rimandano a dei ricordi che già abbiamo immagazzinato. Ecco che cosa significa che si introduce la quarta dimensione del tempo e della memoria. Cioè io vedo il quadro nelle sue dimensioni oggettive, nella tela, ma aggiungo a quelle dimensioni anche la mia stessa memoria per poter riconoscere il soggetto del quadro. E cos'è TikTok? Lo dicevamo prima, è un social dove ci sono dei brevi video, possiamo dire fulminanti, appunto di 15 secondi, che i creators compongono, assemblano la scomposizione della realtà. Cioè in pratica cosa succede? Se io voglio fare un TikTok, un video TikTok, mi riprendo, poi interrompo il video, mi cambio magari, cambio trucco, vestiti, postazione, e poi riavvio il video. Questo cosa succede? Che nel prodotto finale, nel video finale, comparirà una sorta di microfilm in cui da un secondo all'altro io stessa posso aver cambiato posizione e ubicazione, come se mi fossi teletrasportata. Questo perché nel frattempo il video è stato tagliato e rimontato. Quindi è la realtà oggettiva scomposta, interpretata e rimontata attraverso gli occhi del creators, appunto il TikToker. Ci tengo a fare anche una piccola premessa prima di passare alla scaletta schematica dove vediamo le analogie e le differenze tra cubismo e TikTok. La premessa è che io sto associando delle avanguardie a delle piattaforme social. Ma voi direte, le avanguardie coesistevano? In effetti coesistevano perché all'incirca nel primo Novecento abbiamo differenti correnti stilistiche. Analogamente coesistono delle correnti stilistiche all'interno delle piattaforme social, all'interno del web, e sono tutte influenzate e influenzabili tra loro tanto quanto lo erano le avanguardie all'inizio del Novecento, perché un video TikTok e Instagram sono facilmente accomunabili, come facilmente erano accomunabili i quadri impressionisti e puntinisti e l'espressionismo successivo e poi magari il cubismo. Sono evidenti le connessioni tra le avanguardie, così come sono evidenti le influenze tra i vari social. Certo, ciascuno si specializza in una sfaccettatura specifica e più conforme al proprio io, al proprio estro. Primo punto, la sintesi tra la progettazione e l'istinto. Il cubismo è istinto, certo, perché parte dalla comunicazione immediata di un aspetto della realtà, ma ha bisogno di una profonda progettazione, perché ha bisogno di analizzare ogni singolo dettaglio. Non è ciò che vediamo, magari come l'impressionismo, ciò che vediamo cerchiamo di riprodurlo a livello di impatto emotivo, bensì c'è una progettazione quasi scientifica, direi, perché è necessario proporzionare le dimensioni, capire come e quando bilanciare tutta la composizione.
Bene, analogamente succede in TikTok. Non è immediato come nelle storie Instagram un banale video in cui mi riprendo dicendo qualcosa e poi magari modificando con qualche effetto e didascalia la storia. Ma c'è una progettazione premeditata, perché ho bisogno di decidere innanzitutto che cosa devo comunicare tramite il video TikTok. Ho bisogno di preparare il set, di preparare me stessa, ho bisogno di capire dove devo interrompere il video, frammentare, rimontare, riassemblare tutto quanto. Quindi devo rimescolare e bilanciare bene una istintività, un istinto all'azione, cioè quello che mi spinge a girare il video e devo essere immediato appunto nella comunicazione perché devo acchiappare l'attenzione dell'utente, del fruitore, ma contemporaneamente devo aver studiato, devo essere preparato e devo aver sperimentato e strutturato quel video che deve tenere la freschezza pur conservando una profonda meditazione. Abolizione di spazi e volumi. Questo perché nel cubismo, come dicevamo, c'è una volumetria certamente, ma sono le figure quasi decontestualizzate rispetto allo spazio in cui si muovono o sono collocate. Cioè sembrano quasi incoerenti le figure rispetto allo spazio in cui si trovano. E a volte ci sembra quasi che nel percorrere visivamente una superficie di un quadro cubista abbiamo quasi dei teletrasporti, perché come dicevo possiamo vedere un orecchio e un occhio frontale e poi il naso di profilo e poi la schiena dello stesso personaggio, quasi un po' confuso. Analogamente nei video di TikTok, come dicevo, c'è quasi una traslitterazione temporale, c'è questa sorta di teletrasporto dei personaggi, dei protagonisti del video, ed una sola persona può simulare dei dialoghi dove cambia trucco e parrucco semplicemente interrompendo il video nella realizzazione, ma nel prodotto finale noi vedremo quella persona che in un battibaleno si trasforma, un po' come Sailor Moon. In sostanza la realtà si è rotta. Terzo punto, una ispirazione primitiva. Questo perché nel cubismo vediamo che la maggior parte dei lavori, come nelle Damoiselle d'Avignon di Picasso o in realtà nella maggior parte dei ritratti cubisti che vediamo, c'è una evidente ispirazione alla arte scultorea africana, a tutte quelle statuette di cui cerco immagini adesso, e alla pittura rupestre, ma soprattutto alla pittura egizia, come già vi avevo accennato all'inizio. Quindi il ritorno, quelli che i tedeschi definirebbero Urschrei, il ritorno alle origini, è evidente perché c'è questo profondo desiderio di sintesi e di immediatezza. Analogamente in TikTok potremo riconoscere un ritorno alle origini del video. Che cosa significa? Che nei TikTok di solito non si parla, al massimo c'è il doppiaggio di alcuni dialoghi, di alcuni scambi di battute, ma sostanzialmente si fanno dei balletti, ci sono delle didascalie, delle scritte che esplicano il contenuto del video. Al contrario, come dicevo, di quello che avviene invece nelle storie Instagram. Quindi questo a che cosa ci fa pensare? Ai film muti. Dove i personaggi hanno dei movimenti un po' esageratamente teatrali, un po' a scatti in un certo senso, dove accentuano, enfatizzano le espressioni. Esattamente come accade nei video di TikTok, non so se vi è mai capitato di vederli. Abbiamo delle didascalie che esprimono quello che gli attori si scambiavano, si sussurravano, si urlavano. Il passo successivo, che è quello tutt'oggi presente, è stato il doppiaggio. E il mondo televisivo, il mondo cinematografico, per grandi linee, possiamo dire che non è fatto di live, ma è fatto appunto di doppiaggi e rifacimenti della realtà. E li abbiamo esattamente in TikTok in un formato estremamente in miniatura. A questo si ricollega il punto successivo, che è quasi una postilla,
Perché si tratta del salto temporale. Così come dicevo, c'è una sintesi temporale nei quadri cubisti, perché appunto non ha più importanza che una persona di fronte non possa mostrare la sua schiena, ma si mescolano un po' come se avessi una camera e facessi un collage di immagini improntate. Analogamente in TikTok si annulla lo spazio, ci sono questi salti temporali che erano il teletrasporto di cui dicevo prima. Il tempo si dilata e si contrae a seconda del desiderio del creator, del TikToker. Così come l'immagine si dilata e si contrae a seconda del desiderio dell'artista cubista. L'immediatezza espressiva del messaggio, questo perché così come il quadro cubista mira a comunicare quante più cose possibili, quante più sfaccettature possibili in un'unica immagine bidimensionale, analogamente il TikTok, il video TikTok, punta ad attrarre l'attenzione immediata del fruitore, di chi sta guardando, e a comunicare in soli 15 secondi, ma in realtà i primi 3-4 secondi devono essere interessanti per permettere al video di essere guardato nella sua completezza. Altro punto, la quarta dimensione consapevole. Questo cosa significa? Che per capire i quadri cubisti c'è bisogno di essere adulti. Un bambino non capirà l'immagine all'interno di un quadro cubista perché non ha memoria cosciente del mondo che lo circonda, mentre un adulto che ha già formato un suo bagaglio di conoscenze e di memoria, appunto delle immagini, riesce a riconoscere dei soggetti e a capire il significato oltre l'immagine, l'interpretazione di quella realtà distorta in una combo perfetta della sua visione della realtà che si riconosce in quella dell'artista che ha composto, che ha realizzato il quadro. Analogamente in TikTok, i video sono spesso delle parodie o dei remake o delle challenge, quindi non sono dei video fini a se stessi, ma nascono dal confronto con qualcosa che già esiste prima, non fost'altro per il punto di partenza che tendenzialmente è un audio già esistente, quindi TikTok è possibile ed è comprensibile nella sua interezza più profonda soltanto se si ha memoria, si ha conoscenza di quello che il TikTok stesso sta rievocando. Siamo quasi alla fine. Un altro punto. Questo punto è più visivo e si basa sull'inquadratura. I quadri cubisti di solito hanno dei soggetti grandi in primo piano, evidenti, perché appunto il soggetto è come se racchiudesse in sé un cosmo, quindi non abbiamo delle composizioni complesse, Guernica è un caso a parte, non abbiamo delle costruzioni complesse, ma abbiamo piuttosto dei ritratti. Bene, analogamente in TikTok non abbiamo delle riprese di grandi dimensioni, di grandi spazi, ma abbiamo un unico soggetto evidente e gli oggetti che entrano all'interno del video stesso sono degli oggetti funzionali. Quindi la sintesi è essenziale proprio perché il messaggio deve essere quanto più diretto possibile e l'attenzione di chi guarda focalizzata su dei punti cardine e che devono essere tutti funzionali alla comunicazione del messaggio. Penultimo punto, l'utilizzo di oggetti quotidiani. Insomma, non mi dilungherò nel dirvi quanto evidentemente TikTok si basi sull'esperienza quotidiana di chi fa i video. Analogamente il cubismo, soprattutto nel cubismo analitico successivo, quello che dà vita ai collage, riprende degli oggetti del quotidiano, addirittura nel collage li estrapola fisicamente dalla realtà per riassemblarli in una maniera che trova logica soltanto nell'interpretazione dell'artista e di chi lo sta realizzando, appunto. Quindi questo grande mix di quotidianità un po' confusa secondo strane logiche. Apollinaire definirebbe questi oggetti da lungo tempo intrisi di realtà e umanità. E a proposito di collage, che cos'è un video TikTok se non un collage di immagini, di stickers, di filtri e di didascalie? È un collage virtuale, ma è pur sempre un collage, esattamente come quello che accade nei quadri cubisti. Abbiamo finito, lo giuro. Picasso dice che l'arte astratta non esiste, ma che bisogna sempre partire da qualcosa di concreto. Ed in effetti è un po' così per TikTok, per i social media in generale, ma TikTok nello specifico si basa su un'esperienza concreta, su un'esperienza tangibile, che punta a mettere in evidenza degli oggetti reali, difficilmente esprime un parere. Per quello ci sono già le storie di Instagram e al massimo i video su YouTube.
Concludo solo con un'ultima frase di Picasso che dice che non esiste un metodo secondo il quale si può scomporre e ricomporre la realtà, o meglio non esiste un metodo corretto, ma questo resta a discrezione del singolo creatore di contenuto, del singolo pittore, dice lui, ma voglio rimodernizzare questa definizione a creators, perché mi sembra che è proprio quello che accade quando non esiste una logica comune secondo la quale è corretto smontare, rimontare, reinterpretare un messaggio sociale o un messaggio estetico, ma ciascuno si fa il proprio metodo. Appunto una reinterpretazione della propria realtà. Nel mio vecchio libro di storia dell'arte c'è scritto che il cubismo è stato quello che probabilmente ha avuto le conseguenze più durature nel tempo e nella storia dell'arte. Mi chiedo, sarà così anche per TikTok?